Buonasera a tutti. Anche questa sera riusciamo a presentare un importante contributo ai nostri temi. Dopo la testimonianza lo scorso 5 maggio di quelli che sono gli shock post-traumatici dei reduci dalle guerre, di tutte le guerre. La presentazione la scorsa settimana, dicevo, del libro di Edward Tick, Il ritorno del guerriero. Analizziamo oggi una storia, una narrazione tratta dal libro di Paolo Calvino, In guerra non andare, edito da Neos, è uscito a Torino nel 2019. Partiamo da questa narrazione per affrontare il tema della guerra, del suo non senso, e soprattutto per chi poi la vive forzatamente lontano dai suoi amori, dai suoi affetti. Paolo Calvino ci racconta la storia del nonno e anche la storia dello shock post-traumatico subito da questo ex combattente costretto a partire per la guerra di Etiopia negli anni 30 del secolo scorso e che però riesce comunque a raccontare al nipote l'assurdità, l'inutilità, la mancanza di ogni senso di umanità nelle guerre. Paolo Calvino racconta questa storia, ci offre questa sera la possibilità di un importantissimo dialogo con Giorgio Barazza, il nostro socio che ha analizzato, letto e approfondito il testo. La presentazione è corredata da tutta una serie di fotografie qui. In queste slide potete vederne alcune d'epoca che riportano questo giovane soldato italiano che si è trovato costretto a dover affrontare questo doloroso viaggio. E ringraziamo soprattutto Paolo Calvino per questo lavoro e per la profondità di analisi tratta proprio da un'esperienza personale che ha dei tratti anche di intimità e che quindi per questo è molto molto rispettabile. Lo ringraziamo per aver aperto questa storia a noi e al Centro Studi Sereton Aegis e a tutti i suoi frequentatori. Grazie e passiamo subito alla visione della registrazione dell'incontro. Allora, devo dire che questo incontro si colloca all'interno di una serie di incontri che affrontano il tema dei conflitti, delle guerre, dell'ambiente, insomma, a 360 gradi, come possiamo vedere un po' tutte queste tematiche collaterali con il tema guerra. È un percorso che c'è tutti i giovedì, ormai da quanto, da una dozzina almeno di. Questo è già il secondo anno, no? Mi sembra. Sì. E quindi andrà avanti così. Oltre all'incontro che abbiamo oggi, sarà interessante vedere il 9 di giugno con Mantegazza che viene a presentare un suo libro, Pedagogia della Resistenza. Bon, così facciamo anche un po' di pubblicità. E adesso. Nome, cognome e titolo del tutto. La persona che presenterà il libro si chiama Paolo Calvino, poi lui si presenterà per i fatti suoi, che se no io faccio domande un po' strane. Io l'ho conosciuto perché è un amico della dottoressa Lucia Comer, che è la nostra dottoressa di famiglia, poi è diventato un socio servas di nuovo quest'anno, mentre lo era anche negli anni passati. E, boh, è un grande viaggiatore, a piedi, senza piedi, Treni treni e altri e mezzi cose vari. varie. Boh, il resto parla di te, ecco. Il libro naturalmente è Non andare in guerra, no? Non andare in guerra, che è un libro che lui ha scritto, ricostruendo un po', molto interessante perché coniuga un po' esperienza personale, con esperienza familiare, con problemi sociali delle guerre. Ecco, questo intreccio è stimolante perché permette di tenere conto di questi collegamenti che ci sono comunque in tutte le situazioni.
attraverso la vita di ciascuno. E bom, io lascerei a lui la parola per presentare il libro e poi io gli avevo già mandato a lui 23 punti che infatti mi sono andati a rivedere uno per uno leggendolo, per cui poi vediamo casomai qualcuno di questi sì, che può essere interessante, diciamo, affrontare, perché all'interno di questa sua presentazione c'è anche delle riflessioni su chi siamo, sull'io, sul non io, no? perché c'è tutta una cultura di studi suoi filosofici indiani o cose di questo tipo. A te la parola. Sì. Grazie, Giorgio. Sì. Bene, allora, intanto grazie per l'invito, per l'accoglienza. Un saluto anche, allora, oltre che ai presenti, a chi guarderà la registrazione. E, io direi brevemente come è nato questo libro e poi mi sottopongo volentieri alle tue domande, perché il libro avrebbe, sì, giustamente mi chiedono di far vedere la copertina del libro perché io l'ho proiettata ma nel telefono non si vede, giustamente. Così mi permette, questo mi dà anche l'occasione di ringraziare la casa editrice Neos che mi aveva in qualche modo incoraggiato in questo progetto dopo aver pubblicato dei miei racconti di viaggio, ma racconti brevi, no? Visto che ci siamo faccio anche un po' di pubblicità e se qualcuno vuole domani pomeriggio al Salone presenteremo la nuova antologia di quest'anno che è arrivata al quinto anno, perché non è così semplice pubblicare racconti brevi, sì, ci sono alcune riviste online, cartacee che lo fanno, però poche case editrici pubblicano delle raccolte di racconti e tanto più di racconti di viaggio. La Neos aveva 5 anni fa deciso di lanciare questa antologia annuale. Io avevo partecipato e quindi poi dopo un paio di edizioni mi avevano incoraggiato a scrivere un racconto più lungo e così è nato questo libro, la cui genesi però in realtà è lontanissima perché, come ha già accennato Giorgio prima, c'è una storia di famiglia che è quella di mio nonno materno che venne, ahimè, per lui mandato nella guerra di Etiopia nel 1935. E come ho cercato un po' di raccontare nel libro, per quel poco che ho capito io, ne è tornato traumatizzato. Io ho scritto che normalmente sulle lapidi che ricordano le vittime delle guerre ci sono i morti, i cosiddetti caduti, e sembrerebbe quasi dalle lapidi che chi è tornato vivo poi abbia potuto riprendere la sua vita. Non dico come se niente fosse, ma come dire, è sopravvissuto bene. Ho paura che la realtà sia diversa, che chi torna da una guerra la sua vita non la possa più avere, o perlomeno quello che aveva immaginato, desiderato per la propria vita, forse non è più possibile viverlo perché si ha a che fare con dei traumi fortissimi. Adesso no, ovviamente non ho le competenze e ne sapete molto più di me di cosa succede, per quello appunto che ho cercato di raccontare. Mio nonno ha faticato molto a ritornare ad avere una vita normale. Poi quando è stato più anziano, c'è stata una, io la considero una coincidenza fortunata, spero che anche per lui sia stato un beneficio. Quando è stato più anziano e io ho cominciato a essere un bambino di 10-11 anni, ha pensato che forse, o almeno così l'ho interpretato io, che fosse bene raccontarmi qualcosa. Lui non aveva ovviamente per tanti anni mai voluto parlare dei ricordi di guerra, e da queste conversazioni, questi racconti, che peraltro erano anche molto brevi, lui non è che si dilungasse e che fossero dei racconti per nulla epici, eroici, ma nemmeno morbosi, e era, poi l'ho capito col tempo, un modo per mettermi in guardia, e il titolo In guerra non andare era
la conclusione dei suoi racconti, no? Detto molto brevemente, il suo messaggio era: è qualcosa di talmente terribile che non andarci per nessuna ragione al mondo. Ecco, questo era un po' quello che lui voleva dire. E giustamente a me, bambino di 11 anni, queste cose sembravano stranissime, no? Però giustamente lui diceva: non farti incantare da come te la raccontano, perché lui ha vissuto invece un'epoca in cui da bambino la guerra gli era stata magnificata, no? Perché un uomo nato nel 1913, a parte i primissimi anni, lui non era una persona, che abbia avuto la possibilità di studiare, ha fatto la sesta elementare, perché esisteva la sesta elementare a inizio secolo, e poi proveniva da una famiglia che non ha potuto farlo studiare, è andato a lavorare. Però, facendo due rapidi calcoli, a parte i primi anni appunto delle elementari, dopo è stato esposto alla propaganda fascista, all'esaltazione della romanità, della guerra, eccetera, eccetera. Quindi, come probabilmente un po' tutta la sua generazione, è partito incosciente, totalmente inconsapevole di cosa si sarebbe trovato di fronte. Quello che ho anche cercato di raccontare all'inizio del libro è che sono stati lui e tutti i suoi commilitoni, la sua generazione, sono stati tenuti all'oscuro no, non solo di cosa fosse la guerra, ma anche di quali fossero i progetti, i programmi, no? È interessante che i preparativi per la guerra d'Etiopia siano cominciati alla fine del 1932. Ovviamente la cosiddetta opinione pubblica non ne sapeva nulla, era una cosa che si dibatteva in Gran Consiglio del fascismo, ma gli stessi reparti che erano destinati ad andare in guerra non hanno saputo nulla fino all'ultimissimo momento. Anzi, c'è una lettera di mio nonno che io trovo veramente, penso che abbia vissuto dei momenti terribili, no? Li hanno in un certo senso anche illusi che li hanno, specifico, li hanno mandati a fare delle esercitazioni in Alto Adige, senza dire che ovviamente erano in funzione della guerra in montagna che sarebbe stata in Etiopia, eccetera. Poi alla fine di queste esercitazioni arriva Mussolini, incontra le truppe. E lì dicono che alcuni reparti andranno in Etiopia, ma non tutti, no? Quindi creando ancora un'ulteriore illusione, saremo in quelli che vanno, in quelli che non vanno. Poi ovviamente al loro reggimento hanno detto: no, voi state tranquilli, non andrete. Probabilmente questo l'hanno detto a tutti, no? Perché poi tutti sono partiti, invece, no? Quindi c'è stato anche un così. E infatti poi a me è venuto da fare una riflessione che forse questo passaggio di informazioni potrebbe essere un po' visto come una specie di indicatore chiaramente, di trasparenza e di democraticità di una società, no? Cioè, l'estremo peggiore è quello che ha vissuto mio nonno, è quello in cui ti stanno preparando una guerra e non te lo dicono, e poi a un certo punto ti prendono, ti caricano sulla nave e ti mandano. E lo stesso per tutto il resto della popolazione. Forse l'ideale opposto, no, sarebbe quello di un sistema politico in cui il dibattito sulle decisioni fosse il massimo della trasparenza e fossero, no, un po' quella che qualcuno chiama, correggetemi se sbaglio, se dico delle stupidaggini, fermatemi, no, la democrazia deliberativa, no, quella in cui i cittadini sono bene informati, documentati su quelle che sono le decisioni da prendere, poi nel processo di partecipazione alla vita politica si discute di qualcosa di cui si sa, no? Invece questo non era ovviamente il loro caso. Già da quando era partito per il servizio militare, quindi faccio un passo indietro al 1933, quando era ventenne, mio nonno aveva preso l'abitudine di scrivere delle lettere alla fidanzata, quella che poi diventerà sua moglie, quindi madre di mia madre, quindi mia nonna. Mia nonna ha avuto l'ottima idea di conservarle queste lettere, no? Fin dal 1933 fino alla fine della guerra d'Etiopia e anche un po' oltre. Le ha conservate, le ha messe in una scatola, ha
chiuso questa scatola con un nastro e ha deciso che nessuno avrebbe letto quelle lettere finché lei fosse stata viva, giustamente, no? Più che legittimo che una cosa così intima e personale rimanesse solo in questo modo chiusa dal nastro. Purtroppo i miei nonni sono venuti a mancare a poco tempo, poca distanza l'uno dall'altro, fra il 95 e il 96, tra il dicembre del 95 e l'aprile del 96. E come potete facilmente immaginare, una delle cose che ho fatto dopo che è mancata mia nonna è stato aprire questa scatola, slegare il nastro e leggere queste lettere. E anche perché, come dicevo prima, mio nonno era sempre stato molto parco di racconti, no? Il minimo indispensabile per far capire che si trattasse di un qualcosa di terribile e poi basta. Ma io nel frattempo avevo anche cominciato poi negli anni dell'università a cercare di capire qualcosa di più su questa guerra leggendo i lavori degli storici e anche lì facendo questa riflessione, quando c'era la guerra in corso, mio nonno, come tutti gli altri, non sapeva niente di questa guerra, no? Quello che gli italiani avevano potuto sapere era a malapena le memorie del maresciallo Badoglio, che dopo aver concluso questa campagna aveva pubblicato questo libro di memorie, ovviamente con la sua versione dei fatti. Poi ce n'era stato uno del maresciallo Graziani e, insomma, al di là di questi che potremmo definire memorialistica ufficiale, non c'era, no? Invece, a partire dagli anni 60, c'è stata una generazione di storici, ovviamente iniziata questa generazione da Angelo Del Boca, che andando ad aprire i cosiddetti armadi, uno famoso, l'armadio della vergogna, di cui poi si era parlato molto, ma comunque andando a lavorare sulle fonti degli archivi ufficiali, ministeriali e statali, no? Quindi non prendendo chissà quali fonti, ma quelle più ufficiali di così, ha ricostruito questa guerra. Poi ovviamente ci sono stati altri storici successivamente, e a me colpiva questo fatto che la nostra generazione ha potuto sapere di quella guerra molto di più di quello che ha saputo chi l'ha vissuta, chi è stato in Etiopia e chi aspettava, chi era andato in Etiopia, eccetera, eccetera. E anche quello è un indicatore positivo, secondo me, perché che uno storico possa lavorare sugli archivi è una buona cosa, e che possa pubblicare. Del Boca negli anni 60 ha incontrato moltissime difficoltà, soprattutto poi era stato denunciato per vilipendio all'esercito, era stato osteggiato in vari modi, e c'erano stati i famosi dibattiti con Montanelli, che si ostinava a dare una versione, insomma, della guerra d'Etiopia piuttosto discutibile, e così via. Tornando a mio nonno, che, come ho detto prima, non era una persona colta, era un ragazzino di campagna a 20 anni che aveva fatto solo elementari, doveva aver avuto però una bravissima maestra o maestro, non lo so, anzi no, lo so, una maestra, perché ho visto la foto, scusate, ho visto la foto della quinta e sesta elementare, che gli aveva insegnato che quando si scrive una lettera bisogna scrivere luogo e data in cui ci si trova, no? E questa cosa, il fatto che su ogni lettera ci fosse il luogo e la data, mi fece venire l'idea che già in qualche modo avevamo avuto, perché ogni tanto con mio nonno si fantasticava, ma perché non facciamo un viaggio in Etiopia, andiamo a rivedere i posti dove sei stato? Però un po' l'anzianità, un po' la salute, un po', secondo me, non è che ne avesse poi tutta questa voglia. Se no, sì, però poi, insomma, comunque non si è mai fatto questo viaggio. Invece poi, una volta che ho avuto le lettere a disposizione, a quel punto ho detto: adesso lo faccio, perché so da dove le ha scritte, no? Quindi posso ricostruire. Poi, come ho spiegato nel libro, senza scendere troppo nei dettagli, altrimenti diventa noioso, insomma, varie vicissitudini della mia vita mi hanno portato a rinviare questo. All'inizio, questo non l'ho scritto nel libro, ma lo confesso sempre, perché ero un po' perfezionista. Volevo rifare il viaggio come l'aveva fatto mio nonno. Avrei voluto prendere una nave da Napoli,
attraversare il canale di Suez, sbarcare a Massawa, sbarcare in senso buono del termine, sbarcare a Massawa e poi incamminarmi a piedi come avevano fatto loro, perché loro da Massawa ad Addis Abeba sono andati a piedi, no? Essendo soldati semplici, con lo zaino, così. Però erano gli anni del conflitto fra Eritrea ed Etiopia e quindi questa cosa non si poteva fare. E allora, parliamo di metà degli anni 90, io dicevo, vabbè, lo farò poi, lo farò poi. Poi invece ci sono state questioni mie e poi ad un certo punto invece ho pensato che forse il perfezionismo è nemico della realizzazione, no? Dei progetti, per cui ho detto facciamo che non vado a Massawa, non attraverso l'Eritrea a piedi, vado con dei mezzi più, così, più contemporanei. Quindi, questo per dire che adesso vi faccio vedere la carta, vi faccio solo vedere se magari riusciamo a spostare un momento. Poi cedo la parola a Giorgio. Allora, i viaggi in realtà sono stati due, perché il primo viaggio non è stato sufficiente per vedere, per toccare tutti i posti. C'è stata una ragione legata a questioni ferroviarie che dopo, se volete, vi racconto. Quindi, quello che è l'itinerario tratteggiato è quello del nonno, da Massawa fino a Addis Abeba e poi da Addis Abeba a Gibuti. Quello, diciamo, la linea continua scura che è un anello da Addis Abeba, Lago Tana fino ad Adwa e Aksum e poi giù di nuovo fino a Addis Abeba è il mio. La parte orientale, diciamo quella da Addis Abeba fino ad Adwa e Aksum, non c'entra con l'itinerario di mio nonno. Quello, è quella che prima della guerra attuale in Etiopia era la. Il cosiddetto historical route, l'itinerario storico per chi va a visitare l'Etiopia, le città storiche dell'Etiopia, Gondar, Aksum, eccetera. E quindi io sono salito a Adwa in quel modo, diciamo più turistico se vogliamo, per visitare le zone più interessanti dell'Etiopia, e poi invece da Adwa ho raggiunto quella che in Italia, prima si parlava di toponomastica, è chiamata Makalè. Che invece in Etiopia si chiama Mekele, ma come tutti gli altri nomi c'è stato un po' di storpiatura. Allora, già da Adwa mi sono ritrovato sull'itinerario perché ad Adwa c'erano arrivati da Massawa, i soldati italiani, però in realtà proprio ricalcare le tracce precise del nonno l'ho cominciato a fare da Mekele. E così fino ad Addis Abeba. Addis Abeba, poi vi spiego perché, avrei voluto prendere un treno per Gibuti, perché così poi aveva fatto mio nonno alla fine del suo periodo in Etiopia, ma in quel momento, parlo dell'estate del 2017, quando ci sono andato, alla fine dell'estate non era possibile, perché la vecchia linea ferroviaria, quella costruita dai francesi all'inizio del Novecento, usata da mio nonno, era stata smantellata. Tranne brevissimi tratti che sono sopravvissuti, è stata smantellata. Ed era in costruzione la nuova ferrovia costruita dai cinesi, ma non era ancora in funzione. Era costruita, ma non era ancora in funzione. E quindi non si poteva fare. Per cui me ne sono tornato in Italia alla fine dell'estate del 2017 e ho cominciato a tenermi informato, ad aspettare l'apertura della ferrovia Addis Abeba Gibuti, quella chiamiamola cinese. Questo è avvenuto solo l'anno successivo, nel 2018, e quindi sono tornato a dicembre del 2018 per completare e quindi per viaggiare su questa ferrovia Addis Abeba Gibuti. Mi sono anche fermato qualche giorno a Gibuti, poi se volete vi dico due cose perché è un posto piuttosto, diciamo, strano. E così ho potuto completare. Vedete solo nell'angolino in basso a sud-ovest. C'è una località che si chiama Ambo, lì non sono riuscito ad andarci. Lì mio nonno c'era stato per un certo periodo, era stato destinato in quella località. Era una località di villeggiatura dell'imperatore etiope,
che poi ovviamente come tante altre località era stata occupata dall'esercito italiano, per un certo periodo il suo reparto è stato mandato lì. Ma lì non sono riuscito ad andarci. È l'unica località che come vedete è rimasta fuori dai miei itinerari. Io mi fermerei per il momento a questa introduzione. Se vuoi chiedere, perché sai, io non mi fermo. Ci sono diverse cose interessanti. Intanto una canzone, Lo Spaventapasseri, che è una canzone che è proprio il senso di inizia con figlio non andare con i signori della guerra, no? Che poi potremmo cantare insieme per chiudere in modo tale che ho le copie, in modo tale che possiamo andare avanti. E quindi è proprio a partire dalla canzone, una cosa che mi ha colpito è. Sono due cose, tanto per iniziare. All'inizio del libro, pagina 18, era interessante, c'era un incoraggiamento degli iscritti che diffondevano le idee coloniali. Venivano pagate le persone per questa operazione. Allora pensavo appunto a questo, alla situazione di oggi, no? Dove c'è tutti coloro che scrivono. E quindi mi aveva colpito questo, così come mi aveva colpito l'altro aspetto, il 21, come viene presentato il colonialismo, no? Come una cosa positiva, no? E quindi il Corriere dei Piccoli mi aveva colpito, perché io leggevo il Corriere dei Piccoli, non mi sono mai accorto che mi raccontava le palle e manco ci sono andato dietro a rivederle una volta che sono diventato grande. Per cui come gioca in manuali di storia, no? Quindi come diciamo la cultura può orientare la gente, no? La gente, farla diventare pazza, come dice Wilhelm Reich nel suo scritto sull'educazione sessuale, mi sembra, proprio la rivoluzione sessuale, no? La pazzia dei leader e la pazzia dei popoli quando si comportano in certi modi. E quindi questo era un primo aspetto, diciamo. Te ne dico due o tre, così poi tu Ma dici. vuoi che rispondo a No, questo? vai su quello, allora. Vabbè, intanto il racconto, diciamo, è un racconto lungo rispetto ai racconti brevi, scusate l'ovvietà, però è comunque un libro di 140 pagine. Quindi non c'è una ricostruzione di tutto il colonialismo italiano. Ci sono dei rimandi in bibliografia e nel testo ci sono alcuni riferimenti ad alcuni studi che secondo me sono quelli almeno fondamentali. Però quello che ho provato a fare, e appunto l'hai evidenziato bene, è stato di far vedere almeno due periodi decisivi per l'opinione che si ha in Italia del colonialismo. E il primo è quello, diciamo, fine 800, inizio 900. Il colonialismo italiano, non è che vi voglio fare tutto il riassunto, ma l'idea del colonialismo italiano nasce nel periodo dell'apertura del canale di Suez, no? Quando i governi dell'epoca italiani, tra l'altro, come racconta benissimo Del Bocca e tanti altri storici, tradendo clamorosamente gli ideali del Risorgimento, no? Perché se il motto era stato. C'è addirittura in Del Bocca c'è un passo, lui cita un discorso anni 1880 di un politico che dice, che ammette inizialmente nel discorso: se abbiamo lottato per l'Italia agli italiani, dovremmo lasciare l'Africa agli africani. Però, siccome ormai l'Africa è stata occupata quasi tutta da altre potenze europee, allora andiamoci anche noi. No? Questi ragionamenti che non hanno nessuna logica, ma però incomincia in quell'epoca, come d'altra parte si è fatto negli altri paesi europei, un lavoro, possiamo dire, definirlo così, sull'opinione pubblica di preparazione alle imprese coloniali. No? Quindi faccio solo un esempio: la diffusione della cosiddetta civilizzazione, no? L'idea della cosiddetta civilizzazione. C'è la necessità di andare a civilizzare. Quindi, a forza di parlare di necessità, quando poi a un certo punto si dice andiamo, è quasi come se fosse qualcosa di ovvio. Beh, avevamo detto che ce n'era bisogno, adesso lo facciamo.
chiaramente poi con l'avvento del fascismo tutto questo lavoro si amplifica perché entra in gioco il mito della romanità e dell'impero romano, no? Quindi questo viene ulteriormente amplificato. L'altra epoca su cui mi sono un pochino soffermato per quanto rapidamente è quella dopo la Seconda Guerra Mondiale, no? Perché ci si aspetterebbe che dopo la Seconda Guerra Mondiale, a maggior ragione, concluso l'esperienza del fascismo, ci sia quantomeno un lavoro di critica, no? Di discussione di questa cosa. Invece incomincia un periodo che arriva fino alla fine degli anni 50 almeno, se non anche qualche anno dopo, di, ancora una volta cito Del Boca, di autoassoluzione, ma soprattutto di distorsione della storia e di creazione, adesso mi rifaccio al titolo di una serie di attività che sono in corso da qualche mese a Torino con Istituto Storico della Resistenza, Archivio Nazionale del Cinema, diciamo, Polo del Novecento come contenitore, no? Cioè c'è una rimozione, prima ci sono stati gli orrori, poi c'è la rimozione e poi c'è la costruzione di un mito, no? Che anche qui, sempre per citare un titolo di un libro di Del Boca, è il mito degli italiani brava gente, no? Che tra l'altro è un mito perfettamente fascista, nel senso che la propaganda fascista puntava a far credere agli italiani di essere migliori degli inglesi e dei francesi, no? Martellava su questo, gli inglesi e i francesi sono dei criminali, noi invece siamo buoni. Peccato che non sia andata esattamente così. Cioè, gli inglesi e i francesi hanno commesso i loro crimini e gli italiani hanno commesso i loro, quindi non c'era una differenza da questo punto di vista. Però, come accennavi, negli anni 50 c'è un lavoro di accerchiamento, no? Perché gli italiani si sentono dire questa cosa dell'essere stati dei colonialisti buoni da tutte le fonti, perché si va al cinema e c'è il cinegiornale che ti dice questa cosa. Leggi il Corriere dei Piccoli, ancora dopo la guerra ci sono i fumetti che raccontano sempre l'africano come il bambino, scusate il termine, ma un po' scemotto, che ha bisogno del bambino italiano intelligente per fare le cose, no? Quindi sempre la civilizzazione. I manuali scolastici usano ancora delle espressioni del ventennio fascista e così via. Qualcuno si è chiesto, ma perché negli anni 50 fare un lavoro del genere? No? Che cosa giovava un lavoro del genere? Allora, intanto c'era sicuramente una finalità, come dicono gli storici, di assoluzione dei responsabili dei crimini, no? Che peraltro avevano poco da temere, perché Graziani, condannato come criminale di guerra, ha poi scontato qualche mese e poi gli è stato abbuonato tutto. Quindi alla fine non è che ci fosse tanto questo pericolo. C'era una ragione politica di quel momento, perché i governi ormai repubblicani volevano comunque l'amministrazione, allora alla fine degli anni 40 puntavano a mantenere l'amministrazione dell'ex colonia, ottennero poi l'amministrazione fiduciaria della Somalia fino al 1960, ma comunque c'erano degli interessi, diciamo, politici, economici, commerciali, ai quali faceva gioco presentare il colonialismo precedente come un qualcosa già, diciamo, erano gli anni in cui si cominciava a parlare di decolonizzazione, anche lì si voleva far passare il colonialismo italiano come diverso dagli altri e quindi non bisognoso di essere decolonizzato in qualche modo. E poi, adesso lo dico in modo molto impreciso, perdonatemi, forse c'era una tendenza tipicamente italiana, o perlomeno di una parte dell'opinione pubblica italiana, che tende sempre a sopravvalutarci e a nascondere i nostri difetti. Questo è un po' un tratto forse nazionale, no? Vogliamo sempre apparire migliori di quelli che siamo e soprattutto nascondere le malefatte. Diciamo che un lavoro come quello fatto in Germania è impensabile in Italia, no? Per quanto ovviamente anche in Germania ha avuto dei difetti, però insomma quello che è stato fatto sarebbe impensabile per un popolo che tende a dare a darsi un'idea di sé completamente positiva e non avere la capacità di fare dell'autocritica su cose molto più banali, figuriamoci sulla guerra.
Chiudo sulla questione dei manuali di storia perché posso dire una notizia positiva e quindi lo faccio subito perché ci siamo sempre lamentati nel mondo scolastico che i manuali non dedicano spazio al colonialismo, soprattutto ad alcuni aspetti più tragici del colonialismo. Io ho citato nel libro il fatto che la rappresaglia di Addis Abeba del febbraio del 37 che porta all'uccisione di migliaia di civili dopo l'attentato a Marcello Graziani è stata messa in un libro di storia per le superiori in Italia nel 1990. Quindi è passato un bel po' di tempo prima che qualcuno la inserisse. Allora, scusate se faccio, diciamo, non voglio fare pubblicità personali, ma diciamo che da quest'anno ci sono due manuali che parlano di colonialismo, di due case editrici diverse, quindi l'anno prossimo qualche studente potrà lavorare sulle pagine sul colonialismo. Quindi qualcosa si muove in questo mondo, anche perché appunto il lavoro degli storici a partire dagli anni 60 è stato notevole. Non c'è un passaggio, questo secondo me è una cosa terribile del nostro paese, non c'è un passaggio nell'opinione pubblica del lavoro degli storici, se non attraverso la scuola, che poi viene ascoltata fino a un certo punto, ma che comunque è molto molto lento, e che non c'è una discrepanza enorme, cioè i lavori degli storici sono ottimi, quelli degli ultimi 20 anni sono veramente ottimi. Ci sono in questo momento dei lavori di ricercatori eccellenti, ma questo non passa, non arriva. Ciao! Scusate l'interruzione. Arrivate mentre parliamo di scuola, pensa che combinazione. Ultima fila. Venite qua, liberiamo posti. In realtà, se posso dire, Prego. ci sono dei manuali che invece dagli anni almeno 80-90 si sono molto rinnovati, tipo quelli Sì. di Scipione Guardacino, Sì. dove si parlava sicuramente di colonialismo, Sì, cioè quel lavoro a partire dal c'è 90 stato, c'è stato. Continua, sì. continua, ma è stato non È arrivato facile, tardi, non però facile. c'è Sì. stato un rinnovamento proprio dagli anni 80 e 90 Certo. della didattica della storia nei Certo. manuali delle superiori. Sì. Che appunto fortunatamente Lo so continua. perché io usavo il manuale di Guaracino. Certo. Quello che manca ancora è arrivare ad altri ambiti, no? Più oggi si dice generalisti. C'è qualcosa nella letteratura, perché ci sono molti giovani scrittori e scrittrici che lavorano sul mondo coloniale, anche di magari origine o in qualche modo. O vissuti in Africa o discendenti o in qualche modo collegati, quello sì. Anche lì poi ci sarebbe da chiedersi quanto la letteratura riesca ad arrivare poi a un pubblico più ampio. C'è stato poco nel cinema e adesso io non sono un esperto di cinema, ma forse non in una modalità che sia riuscita a cambiare l'immaginario, no? Tra l'altro, mi avevi segnalato anche la questione dell'immaginario, ci torno brevemente. L'immaginario è quello su cui bisogna lavorare, nel senso che l'immaginario che era stato costruito dell'Africa era, anche su questo ci sono studi recenti molto buoni, era un immaginario costruito su due aspetti fondamentali. Parlo di inizio Novecento, già ben prima dell'epoca fascista, quando c'era da sostenere ancora prima l'invasione della Libia nel 1911 e altre imprese del genere. E era un immaginario che era costruito sull'aspetto dell'esotismo, no? Quindi questi luoghi venivano presentati come luoghi meravigliosi dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, eccetera. Ovviamente anche con un'esagerazione delle presunte ricchezze
economiche che si sarebbero potute trovare, e poi c'era il filone dell'erotismo, no? Per cui l'andare in Africa era presentato come un'avventura in più sensi, no? Cioè come un'avventura per l'uomo d'azione che va a compiere imprese belliche oppure l'esploratore o cose di questo genere. Certo, e poi c'era invece l'avventura, se possiamo chiamarla così, del, tra molte virgolette, del conquistatore di donne, no? E anche lì, forse andando a toccare un immaginario nazionale ancora più antico. Però è chiaro che costruendo un immaginario del genere, poi forse si spiega anche perché alcuni giovani siano partiti magari volontari o comunque entusiasti o cose di questo genere. Conto molto la visione che uno ha di sé. Ad esempio, io mi sono segnato un appunto: se tu ti vedi come un martello, gli altri diventano tutti dei chiodi. Ah, sì. No? È bella questa. Per cui... bella questa. Triste, ma bella la visione che hai di te determina un po' la relazione che hai poi con gli altri. Certo. No? Sì. Poi ci sono altre cose che mi hanno ancora colpito. Allora, mi ha colpito il fatto che, dove è andato a finire? Ah, ecco. Fate ciò che volete degli etiopi. Mm-hmm. Parole dette dal responsabile da Cortese, Cortese, il federale di Addis Abeba, di Addis Abeba dopo l'attentato di Graziani. E però questo mi ha colpito perché mi ha fatto scattare un meccanismo, ossia Papa Gregorio VIII nel 1498 più o meno ha detto la stessa cosa con agli spagnoli che erano nell'America, una bolla papale che non è stata ancora ritirata, diciamo, no? Sì, proprio per cui non sono esseri umani, certo, no? Quindi certo. Ha ratificato culturalmente l'aspetto culturale è micidiale in questa storia, no? Quindi fate cosa volete degli etiopi, e dall'altra mi ha fatto scattare un'altra cosa, ha eliminato mentre partiva questa repressione. Ha eliminato tutto il dissenso interno che c'era all'interno degli italiani che erano presenti là. E una cosa che mi ha colpito è buttavano dagli aerei i dissidenti, no? Io ero rimasto colpito quanto in Argentina era successo. Infatti, questo. Ma invece siamo noi che abbiamo anticipato gli argentini. Sì, sì. Queste cose andrebbero proprio, portate alla luce del sole. Sì. Due cose positive però anche. Quando è tornato, dove è andato a finire? Aspetta che ce l'ho qua. Ancora una. Tu hai parlato di italiani brava gente, ma a me ha colpito che dentro italiani brava gente, ma le truppe militari che erano là erano alpini. Sì, qua bisogna metterla. Sì, divisione Pusteria. Bisogna smantellare proprio questo mito degli alpini. Adesso sono successi questi fatti, la manifestazione di Rimini, però sia questa visione di quest'arma buona proprio, no? che non è brava a fare tante cose, ma è come le altre armi in fondo, no? Semplicemente che è un po' riconosciuta di più delle altre dal popolo italiano, forse perché una storia critica degli alpini sarebbe interessante, poterle disporre. Allora, una cosa che mi ha colpito interessante, vicoli della riconciliazione. Sì. Questo è interessantissimo perché è un po' come la porta del cammello che c'è a Gerusalemme. Ho scoperto che c'è una porta del cammello a Gerusalemme. Spiega. Carlo Enzo era un teologo, un prete che faceva aggiornamento dei preti a Venezia, poi lo hanno messo ai margini quando è arrivato il Papa, che poi è morto dopo 20 giorni, Giovanni Paolo I,
E lui in suo testo parla della porta del cammello che era a Gerusalemme, per cui quando a Gerusalemme parlavano del fatto che i ricchi non potevano passare nella gruna del lago, no? Come un cammello è non... più facile che un cammello passi dal cuneo del lago piuttosto che un ricco entri nel centro del cielo. Sì, allora, sì, la frase è quella. Allora, la porta del cammello era una porta che c'era per cui i cammelli che erano carichi quando arrivavano dal deserto e arrivavano a Gerusalemme dovevano essere scaricati perché non riuscivano a passare carichi in quella porta. Certo. Dovevano togliergli il carico. No? Quindi quando uno racconta il discorso dei ricchi che non possono entrare nel regno dei cieli e parla della porta del cammello, tutta la gente lo sa che cosa significa, sì. No? Deve mollare i carichi che ha. No? Certo. E allora è interessante questo vicolo della riconciliazione, vuoi spiegarcelo un po' meglio. Che così... Certo. Dicevi che c'è ancora un secondo aspetto positivo o ne parliamo dopo? No, vabbè, il secondo aspetto positivo... ne parleremo dopo. Noi vediamo dopo. Okay. Va bene, allora parto dal vicolo della riconciliazione. Ci sono stato ed effettivamente sono dei vicoli stretti per cui passa una persona sola per volta, non si può passare affiancati. E pare che... ci facessero incontrare delle persone che avevano avuto delle liti, dei conflitti, per cui uno veniva fatto entrare nel vicolo da una parte e uno dall'altra, in modo che non potessero passarsi a fianco, insomma, magari girando la faccia dall'altra, cioè erano costretti a un certo punto a fermarsi faccia a faccia e parlarsi. No, e questo era un modo per iniziare una ricomposizione della lite, del conflitto, no? E forse... è una strategia che si può usare. Poi vabbè, Harrer invece dall'altra parte è stata a sua volta teatro di tutta una serie di eventi bellici, perché alla fine era una città-stato che alla fine dell'Ottocento era stata conquistata dall'Etiopia, dall'impero, e tra l'altro la guerra per Harrer si collega a un celeberrimo viaggiatore di cui anch'io ho parlato nel libro, che è l'ex poeta francese Arthur Rimbaud, che a un certo punto smette di fare poeta e decide di fare il trafficante d'armi. E quindi va in quella zona perché negli anni 80 dell'Ottocento era una zona in cui c'era, oggi la chiameremmo una corsa agli armamenti, no? La chiameremmo un'escalation degli acquisti di armi. E infatti lui va a vendere fucili all'imperatore etiope, viene ospitato nel palazzo imperiale, poi se riesco dopo a farvela vedere, perché ho avuto qualche problema, non sono riuscito a aprire tutte le fotografie con questo programma, ma se riesco ve lo faccio vedere. Si può ancora vedere la casetta, quella che era la residenza degli ospiti nel palazzo imperiale, dove ha dormito Rimbaud, era in realtà una capanna di fango col tetto di paglia, adesso ci sono le caprette che ci pascolano intorno, però era già qualcosa, insomma, nel 1880. Vado a ritroso, se non ti dispiace, no? Sul ruolo degli alpini, ma e anche di altri soggetti, io ho parlato per esempio dei cosiddetti cappellani militari e di altre figure. Anche lì, adesso ripeto, non sono un esperto della materia, faccio pure una considerazione così, come dire, quello che potrebbe essere l'inizio di una discussione, di un dibattito. Penso che non si debba minimamente negare le opere che gli alpini negli ultimi decenni hanno fatto in termini di volontariato, di assistenza in situazioni di sciagure naturali, calamità, eccetera. Questo è una cosa che va riconosciuta. Quello che non va fatto, credo, è che qualcuno poi magari utilizzi questo, cioè il fatto che negli ultimi decenni gli alpini, intesi come gruppo di volontari, un po' come la protezione civile, no? L'ospedale militare Brescia, ecco, durante il Covid. Ecco, no? Che sono cose, per carità, che sono encomiabili e da encomiare. Sarebbe però, credo, scorretto utilizzare questo per coprire la storia precedente, no? Quindi
Non è che facendo una storia critica del corpo degli alpini si negano i loro meriti attuali, per carità, ma una buona storia dovrebbe comprendere un esame critico di tutto quello che è stato fatto in precedenza. Faccio solo un altro esempio che agli alpini crea sempre molto difficoltà a parlarne, gli alpini della Monte Rosa durante il periodo della Resistenza, no? È una parte degli alpini che è passata con il regime di Salò, con la Repubblica Fascista di Salò, ed è stato utilizzato nei rastrellamenti contro i partigiani in Piemonte. Quindi anche quello fa parte della storia, no? Che non è per questo che poi bisogna, che ne so, tirare le pietre agli alpini, per usare un'immagine biblica, ma semplicemente per dire va bene se gli alpini fanno certe cose, non va bene se ne fanno altre, no? Che vadano a fare una guerra coloniale non va bene, che facciano rastrellamenti per conto dei fascisti non va bene, che poi gli ex alpini facciano il volontariato va benissimo, secondo me. Ma è la stessa dinamica di cui parlavo prima, no? Il fatto che alcuni italiani si siano comportati bene in determinate situazioni non vuol dire che tutti gli italiani si siano sempre comportati bene, e il fatto che qualcuno si sia comportato male non significa di per sé che siamo tutti dei criminali, significa che ognuno ha le sue responsabilità, e d'altra parte le responsabilità sono personali, no? E quindi quello dovrebbe essere. C'è una grossa difficoltà però, secondo me, a discutere di queste cose, perché molte persone, mi rendo conto, sono ancora legate ad un'idea di appartenenza ad un gruppo, qualunque esso sia, che siano sia gli italiani, sia gli alpini, sia qualunque cosa, e a una dinamica vecchia ma sempre presente, per cui del mio gruppo non si può parlare male. No? Il mio gruppo è bravo, è bello, è buono, i cattivi sono sempre gli altri, e quindi se qualcuno si azzarda a parlare male del mio gruppo diventa un mio nemico. Cioè, spesso sentiamo ancora questi discorsi qua, no? E quindi è difficile fare un discorso sul colonialismo o sul nazismo o sul fascismo o sugli alpini o su qualunque altra cosa se l'atteggiamento è quello. L'atteggiamento, credo, poi magari mi sbaglio, ma penso che l'atteggiamento di partenza dovrebbe essere, una volta tu dicevi, no, cominciare a fare innanzitutto una pulizia in se stessi, no? Cioè io per primo mi devo un po' autocriticare, figuriamoci il mio gruppo, ma nell'ottica di migliorarlo, no? Nell'ottica di come lo faccio per migliorare me, lo faccio per migliorare il mio gruppo. Se invece viene messo un limite per cui del nostro gruppo si può parlare solo bene, allora credo non si vada da nessuna parte. Sulla questione della strage di Addis Abeba del febbraio 37, intanto, come dicevamo prima, sarebbe bene che venisse raccontata, no? Adesso dicevo, qualcuno lo potrà fare utilizzando dei libri scolastici nuovi, eccetera, eccetera. Però forse sarebbe bene, per esempio, non so quanto possa servire, però era un'idea interessante comunque da discutere. Si era proposto recentemente di fare del 19 febbraio una data, una ricorrenza, no, dedicata, diciamo, ai crimini coloniali. Potrebbe essere, poi certo si può obiettare che di giorno ce ne sono già 3.000, eccetera. Ah, tra l'altro, parentesi, forse avete seguito l'istituzione di una nuova giornata che temo, anche qui spero di sbagliarmi, ma temo porterà un sacco di polemiche, di strumenti, soprattutto di strumentalizzazioni, dedicata proprio agli alpini, ed è stato scelto il giorno della battaglia di Nikolaevka, nella campagna di Russia, è una scelta che molti storici hanno criticato, ho letto molti articoli molto critici di storici, perché si presterà a delle strumentalizzazioni, no? Perché facilmente si presterà a una glorificazione dell'impresa militare, che tra l'altro è una guerra di aggressione. Cioè, contrariamente a certe
vulgate, l'Italia ha aggredito l'Unione Sovietica, no? E quindi al di là ovviamente di poi quella che è stata la vicenda delle singole persone, però temo che ci saranno grossi problemi con questa giornata, quindi non so, forse adesso anche qui dico una cosa magari un po' utopistica, forse se si chiedesse un parere agli storici prima di prendere delle decisioni, forse potrebbe essere utile, no? Comunque, no, dicevo, quindi la rappresaglia che non possiamo neanche più definire una rappresaglia delle camicie nere, no? È partita da, ovviamente, dal federale, cioè la massima autorità fascista di Addis Abeba, ma poi coinvolse i civili, no? Questo è l'aspetto su cui storici come Del Boca si sono soffermati, e mi riallaccio anche a quello che dicevi prima del fatto che certi comportamenti da psicologi e psicoanalisti siano stati studiati perché sono apparentemente incomprensibili o assimilabili a forme di pazzia. Quello che è terribile di questo avvenimento è che i civili, nel momento in cui, i civili italiani sto dicendo, che vivevano ad Addis Abeba come commercianti, autisti di camion, negozianti, tutti i mestieri normali del mondo, nel momento in cui hanno saputo che per 3 giorni qualunque omicidio e furto e saccheggio sarebbe stato lecito, non sarebbe stato punito, si sono in massa lanciati con la pala, il piccone, quello che avevano in casa, a uccidere i loro, non dico vicini di casa, perché bisogna sempre tenere presente che all'indomani della conquista italiana delle città etiopi, dico città etiopi perché in realtà il resto dell'Etiopia non era conquistato, no? Infatti poi c'è stata una resistenza contro l'occupazione, ma le città sono state riorganizzate e c'erano anche i piani regolatori con tanto di progetti, disegni, eccetera, su un sistema di apartheid, no? Cioè, quindi l'obiettivo era la creazione di un quartiere italiano per gli italiani e un quartiere per gli etiopi. Tra l'altro sul modello, come ho raccontato, già utilizzato dai francesi a dire Dawa, quando avevano costruito questa città in funzione della ferrovia, che avevano fatto una separazione netta, i francesi da una parte del fiume e gli etiopi dall'altra parte del fiume. E quindi quella è la domanda che apre tutta una serie di riflessioni sul come sia possibile che la tendenza alla violenza, all'omicidio, al saccheggio, al furto, ad altro, appaia qualcosa così diffuso che l'unica cosa che sembra trattenere un po' le persone è la minaccia di una punizione, di una conseguenza, no? Che in condizioni, diciamo, normali forse viene avvertita. Però vediamo che nelle situazioni di guerra questo non solo non c'è più la punizione, ma c'è l'incoraggiamento, no? Dell'uso della violenza in qualunque forma, e in quel caso non era, diciamo, un periodo di operazioni di guerra, ma era un periodo, diciamo, ufficialmente, no? A conquista avvenuta, eccetera, ma c'era, come hai detto, l'idea dalla parte delle autorità di eliminare quegli etiopi che avrebbero potuto un domani anche ravvicinato costituire un'opposizione, una resistenza, no? Però forse, cioè, quello che la domanda che io mi sono posto e che pongo a voi è: ma forse c'è stato anche un calcolo terribilmente cinico e che rivela una concezione della natura umana piuttosto inquietante, cioè forse le autorità italiane in quel momento, Addis Abeba, hanno pensato di dare ai civili italiani uno sfogo, no? Come dire, facciamoli sfogare per 3 giorni, gli lasciamo fare tutto quello che normalmente è proibito, ci saranno riconoscenti, no? Adesso, ripeto, lo sto ragionando a termini di ipotesi, poi voi ne sapete sicuramente di più, ma come se l'autorità sapesse che
alla popolazione concedere delle occasioni di violenza porta un ritorno di riconoscenza. Mi verrebbe da fare, scusate se è un po' azzardato, ma mi verrebbe da fare un paragone con la concessione della violenza organizzata nel mondo degli stadi, del calcio, a cui assistiamo da 50 anni a questa parte, no? Cioè viene creato un luogo dove vale fare ciò che di solito non vale in termini di violenza nei confronti di altri esseri umani per averne un ritorno. Tra l'altro poi un ritorno che si incastra con molte altre cose, basta pensare alla guerra di Jugoslavia in cui le formazioni paramilitari nascono dai gruppi ultras, no? Della Stella Rossa di Belgrado, della Dinamo Zagabria, eccetera, eccetera. Quindi, non so, però forse c'è questa cosa, cioè alcuni governanti sono così cinici, mi viene da dire, con buona pace dei veri cinici, che erano dei filosofi invece che dicevano tutt'altro, che non erano per niente cinici come diciamo noi oggi, anzi erano delle persone che riducevano al massimo i loro bisogni e forse in modo anche utile per l'umanità e per il mondo. Forse viene usato in questo modo. Sull'ultima cosa che dicevi degli aeroplani, no? Poi si collega a questo fatto, cioè questa, perché poi dopo quei tre giorni la strage è continuata, cioè ad Addis Abeba si è chiusa lì, si calcola alcune stime degli stranieri non italiani presenti ad Addis Abeba in quel periodo, calcolano 6.000 persone uccise in tre giorni, no? 6.000 civili fra uomini, donne, bambini, eccetera. Però poi Graziani e le altre autorità colgono questa occasione per eliminare quelli, come dicevo, che potevano in qualche modo costituire in futuro un'opposizione, principalmente il clero, no? Il clero etiope non vedeva di molto di buon occhio l'occupazione italiana, il clero etiope aveva una sua, chiamiamola, una specie di città santa, no? Debre Riba, non so bene come si pronunci l'accento, in cui vivevano migliaia di, noi potremmo dire, seminaristi, no? Cioè, alcuni membri del clero, c'erano delle specie di seminari, se posso spiegarlo così, e quindi c'erano dei ragazzi, dei giovani che si preparavano per entrare nel clero, no? Che vengono sterminati pochi giorni dopo, no? Anche lì le cifre ovviamente sono imprecise, approssimative, ma si parla di almeno 2.000 persone che vengono uccise, lì vengono fucilate semplicemente dall'esercito. Tra l'altro, sulla questione che hai detto dell'Argentina, anch'io quando lessi quel fatto degli aeroplani, mi venne immediatamente in mente la modalità con cui negli anni 70 in Argentina erano stati eliminati alcuni, tra l'altro anche lì giovanissimi, perché considerati potenziali oppositori politici, no? Ma direi che non è l'unica modalità di sterminio inventata in qualche modo dagli italiani e poi presa a modello da altri successivamente, no? Vi verrà in mente perché ne abbiamo parlato un po' di tempo fa. Oggi chiunque in Italia, in Europa, quando sente la parola campo di concentramento, lager, campo di sterminio, pensa ai nazisti tedeschi, no? Però in Libia l'esercito italiano, sempre con Graziani, guarda caso, aveva adottato questa pratica ben prima che Hitler prendesse il potere in Germania, no? Oltre al campo di concentramento aveva utilizzato, questo però non l'aveva inventato Graziani, ma l'aveva copiato dai turchi che avevano prima massacrato gli armeni nel 1915, ma la deportazione, no? Cioè lo spostamento di centinaia di migliaia di persone in luoghi desertici con delle marce forzate durante le quali già ne muore una parte. E poi la parte che sopravvive viene messa in un campo dove le condizioni di vita, igieniche, sanitarie, eccetera, sono terribili, e quindi un'altra parte non sopravvive al campo. E questo elimina qualunque possibile resistenza di quella popolazione. Quindi
si può risalire all'indietro, e adesso non per dire che l'esercito italiano abbia inventato tutto lui, per carità, ma anche queste sono responsabilità che in qualche modo, ma non per chissà quale motivo, semplicemente perché non accadano più, è bene ricordarle. Quindi quel collegamento con l'Argentina è sicuramente ragione a farlo. Due cose ancora. Certo. La propensione alla violenza è la normalità? È una domanda che ti pongo. Cioè, e poi un altro momento dici come nasce il desiderio di uccidere, come affrontare questo problema? Allora, volevo riprendere un momento, non so, forse la conosci la dichiarazione di Siviglia sulla violenza? Mi pare. No. Comunque c'è stato un incontro nel 1986, no? di intellettuali, docenti a livello mondiale, si incontrano a Siviglia, che è l'anno della pace nel 1986, per discutere sulle convinzioni ben radicate della natura congenita della violenza umana. Questa roba qua l'ho presa da un testo di uno che si chiama Piero Giorgi, che era venuto qua presentando un libro, La violenza è inevitabile, una menzogna moderna, origini culturali della violenza e della guerra. E allora la dichiarazione, riassunto in cinque cose, dice: non è scientificamente corretto, questo l'hanno detto questo fiorfio, un po' come l'ICP di adesso per l'ambiente, questi erano per queste questioni. Non è scientificamente corretto ritenere che abbiamo ereditato la tendenza di fare la guerra dagli animali. Uno. Due, che il comportamento violento sia programmato geneticamente della natura umana. 3. Che l'evoluzione umana abbia selezionato in modo preferenziale il comportamento aggressivo. 4. Che gli esseri umani abbiano un cervello violento. 5. Che la guerra sia causata da istinti. E poi questa roba qua è avanti. Insomma. Per cui, diciamo, questo per dire, per aiutarti a, diciamo, a orientare una risposta, diciamo, è normale la violenza, no? E un'altra cosa che mi viene da dire è che tu dicevi il 19 febbraio crimini coloniali. Noi abbiamo, l'ho scoperto leggendo un giornale l'altra settimana, giornata della memoria, no? 9 maggio, assassinio di Moro, no? Che dice... il 9 maggio mille cose. Mille cose. Ma adesso c'è questa. Bisogna commemorare, rinnovare, conservare e rinnovare la memoria storica condivisa. No? Poi parlano di terrorismo, no? Degli altri e il terrorismo verso di noi. No? E non parlano del terrorismo noi verso gli altri. No? Okay. Proprio questa mancanza che tu dicevi. Allora, questo mi ha fatto pensare che noi abbiamo l'11 di settembre, no? Lo associamo all'abbattimento delle Torri Gemelle, no? Ma però che è il terrorismo dei privati, perché erano dei privati questi qua, no? E però c'è anche l'11 settembre del 73, l'uccisione di Allende, che è il colpo di Stato, colpo di Stato in Cile, no? Ah, certo. Che è il terrorismo di Stato, terrorismo, no? Di Stato, quindi certo. È il terrorismo verso degli stati, non verso, so, i cittadini, come viene raccontato nei libri di storia degli Stati Uniti. E però c'è anche l'altro 11 settembre, che è del 1906, in cui è iniziata la lotta non violenta da parte di Gandhi in Sudafrica, no? E quindi il Satyagraha, no? Quindi la lotta per la ricerca per la verità e la lotta popolare non violenta, certo. No? E allora riuscire a tenere insieme questo positivo che c'è nella cultura, se è coltivato bene, e il negativo, sia riuscire a tenerli insieme, no? Evitando che uno neghi l'altro, no? Può essere interessante. E quindi tu dici, come nasce il desiderio di uccidere, come affrontare questo problema? Siamo preparati, no? Volevo ancora dire una cosa su questo. Un pedagogista militare, perché anche i militari c'è i pedagogisti, dice che per insegnare a uccidere, che è una cosa contro natura per certi versi, no? Noi dobbiamo, diciamo, educare le persone da quando nascono fino a,
attraverso i film, attraverso tutta una serie di corrigi dei piccoli e tante altre cose. E poi dobbiamo praticamente insegnare loro in un anno con il servizio militare le cose ben fatte, no? Per cui non è una cosa che così uno nasce, no? E la domanda allora è, tu in parte ne dai già anche una risposta, no? Perché alla fine quando parli della natura umana, l'inconsistenza della pretesa di conoscere il proprio io, no? Il fatto che noi non siamo un io separato dagli altri, ma siamo un intreccio di relazioni, un tessuto di relazioni, ecco. Cioè, se potessi sviluppare questo discorso qua potrebbe essere utile perché, come dire, permette di renderci conto che se noi riconosciamo che siamo anche negli altri, no? Abbiamo la possibilità di, diciamo, di essere più empatici, no? Questo ci permette, ad esempio, è quello che ha permesso in Sudafrica attraverso la cultura dell'Ubuntu, no? Che è esattamente questo, ossia il fatto che tu ti riconosci nell'altro e quindi non puoi affrontare, nel momento in cui tu affronti un conflitto devi affrontare la domanda principale che è cosa faccio del mio nemico, no? Che, perché in quel caso sono io il mio nemico, se l'altro è me. No, allora cerca di ci provo un contributo interessante. Ci provo, ma sempre con i miei limiti, per cui diciamo non essendo uno scienziato che si occupa in modo professionale di queste cose posso dare delle ipotesi, mettiamola così. Ma intanto direi che mi sembra pienamente condivisibile quello che hai citato della dichiarazione di Siviglia, cioè che non ci sia un cosiddetto istinto, una cosiddetta ereditarietà, eccetera, no? Che non esista, a parte che insomma sappiamo benissimo che il concetto di natura umana è uno dei più controversi che ci siano, forse affermare che esista una natura violenta mi sembra quantomeno indimostrabile, no? Insostenibile. Proverei a risponderti parlando di formazione, no? di come diventiamo quello che diventiamo, no? Io sono ho sempre confessato di essere abbastanza aristotelico. Sono abbastanza d'accordo con, o perlomeno credo che ci sia molto del giusto nell'idea che noi esseri umani impariamo per imitazione, no? Cioè che impariamo imitando gli altri esseri umani che vediamo intorno a noi, tanto più quando siamo bambini, no? E penso, anche qui non sono un pedagogista, ma penso che abbia a che fare con questo anche il legame affettivo che stabiliamo con le persone, no? Cioè noi tendiamo ad imitare di più le persone con le quali abbiamo un legame affettivo e tendiamo a imitare di meno o quasi nulla le persone con cui non abbiamo con cui non proviamo dei sentimenti, delle emozioni, no? In questo, adesso non voglio fare troppo il catastrofista, ma in questo sicuramente, almeno questa è un po' la mia convinzione, la scuola come è organizzata, ma non solo in Italia, anche in molti altri paesi, non funziona, cioè non serve secondo me a nulla dire, far leggere, far studiare qualcosa se non c'è la creazione di una situazione in cui innanzitutto si stabilisce un legame fra le persone, no? Fra chi, diciamo così, fra molte virgolette, insegna e chi impara. E prima, non credo che si possa parlare di istinti verso la violenza, così. Ma è chiaro che vivere in società in cui costantemente si ricevono degli esempi che vengono tra l'altro accompagnati da una connotazione positiva degli esempi di violenza, no? Ma non parlo del 1910 o del 1920, 1930, parlo anche del mondo in cui viviamo, no? Non necessariamente una violenza che si esprime col fucile, ma una violenza... Io anche qui, correggetemi se dico delle stupidaggini da profano, perché sono
in un luogo in cui queste cose si studiano con maggior precisione di quanto lo possa fare io. Violenza intesa in un senso più ampio di rapporti fra le persone basati sull'idea di superiorità e inferiorità, no? Cioè, finché si continua a livello anche solo della nonna che porta a passeggio il bambino piccolo e in modo così anche abbastanza subdolo gli passa il messaggio che tu ed io siamo superiori a questo, l'uomo, quello, nero, quell'altro, l'uomo nero, il l'uomo nero, eccetera eccetera, no? Ma mm-hmm. anche senza arrivare ovviamente c'è la questione mm-hmm. del razzismo, il colore della pelle eccetera, ma anche solo a livello di gruppi e di famiglie, no? Chi di noi non ha vissuto l'esperienza quando eravamo bambini di sentirci dire dalla mamma, dal papà, bravissimi finché volete, non andare poi mai in quella via perché in quella via ci abita della gentaglia, no? Quelli che abitano lì sono tutti dei delinquenti, e cioè, noi invece, cioè, insomma, sappiamo da studi del Novecento e anche prima che molte volte la tipizzazione del delinquente serve per farci sentire buoni e migliori noi, no? Cioè l'invenzione del delinquente, del criminale, poi certo che ci sono anche delinquenti criminali veri, non sto negando quello, è chiaro che se uno vi ruba la borsa è un ladro, punto. Però creare il gruppo, no? La figura, il quartiere, la zona, quello che volete, malfamato, eccetera eccetera, serve anche a quello, no? È un po' come dicevamo prima, dire che gli inglesi e gli francesi sono dei criminali nelle loro colonie serviva a credere che noi invece fossimo buoni e così via, no? Quindi secondo me bisognerebbe intervenire su quello, sul fatto che sono troppe, secondo me si sono troppo accumulate nel tempo i messaggi sbagliati, diciamolo pure, no? Adesso c'è, secondo me, la società di oggi, poi abbattetemi quando divago troppo, si è purtroppo, secondo me, affermata una tendenza a non dire più che qualcosa è sbagliato, no? È un po' come se andasse bene qualunque cosa, no? Non hai il diritto di criticare nulla, non puoi mai dire che qualcosa è sbagliato. Beh, secondo me la nonna che dice al bambino guarda che i neri sono delle brutta gente, secondo me quello è sbagliato. Cioè, mettere in testa a un bambino che una persona perché ha la pelle nera o perché abita nella via tal dei tali è una brutta persona, quello secondo me è sbagliato. E quella nonna sbaglia. E non ho remore a dirlo, io vorrei che la nonna quello non lo dicesse più, punto. No, adesso ho fatto un esempio, scusate, stupido, ma per dire... E lo stesso, io ho iniziato e quasi chiuso il libro con un riferimento, in un certo senso un po' stupidino, ma volutamente, no? A me che gioco con i soldatini da bambino, all'inizio dico, io da bambino giocavo con i soldatini, perché la nostra generazione quello aveva da giocare. Poi mi sono reso conto dell'assurdità della cosa, se vogliamo, no? E adesso non regalerei dei soldatini a un bambino, non gli regalerei una pistola, un fucile, come si faceva ai nostri tempi, no? E immagino, ho immaginato che mio nonno fosse infastidito da questa cosa. Tra l'altro vi racconto un piccolo aneddoto per dire di quanto spesso non pensiamo alle cose che facciamo, no? Quando io avevo 16 anni, e quindi mio nonno era già un signore anziano, la guerra era passata da tanto tempo, eccetera, eccetera. Allora, quando io avevo 16 anni, ho avuto il mio momento punk e a un certo punto, noi abbiamo avuto negli anni 80, abbiamo avuto questa fortuna, no? Di avere un momento punk, vero, eh? Allora mi sono comprato gli anfibi, no? Da buon punk mi sono comprato gli anfibi. Sono andato all'inferno, in via Po, a comprarmi gli anfibi. Torno a casa, mia madre mi vede con gli anfibi, non che a lei gliene importasse nulla, però mi ha detto... solo una cosa, cioè, della serie mettiti quello che vuoi addosso, solo una cosa, quando andiamo da nonno non te rimettere gli anfibi, perché lui qualunque cosa che gli faccia venire in mente la guerra lo fa star male. Io non ci avevo minimamente pensato, perché per me gli anfibi servivano per ballare, no? Per pogare, per vestire, e cioè, non avevo minimamente pensato che potevano far venire in mente a uno che aveva fatto la guerra i suoi traumi, no? Allora, ok. No, però
queste cose qua, no? Verso la fine del libro cito di nuovo i soldatini a proposito di Vittorio Mussolini, uno dei figli di Mussolini, che durante la guerra di Etiopia era un pilota dell'aeronautica militare, no? E quindi partecipava ai bombardamenti sui civili, perché poi i bombardamenti italiani, come spesso succede nelle guerre, sono sui civili, non solo i bombardamenti italiani. E a un certo punto lui, dopo la guerra, nel 1937, scrive un libro, lo pubblica, non so se l'abbia veramente scritto lui, se l'abbia dettato qualcuno, ma questo non è importante. Si intitola Voli sulle Ambe. Le Ambe sono le montagne dell'Etiopia, no? Amba, Radam, Amba, Lagi, eccetera. E io ho trovato una frase scritta, cioè, o perlomeno firmata da Vittorio Mussolini, che dice così: vedo con dolore, e mi capiterà poi ogni volta che sbaglierò il bersaglio, lui parava, no? Buttava le bombe dell'aereo, che non ottengo che magri effetti. Forse è anche perché mi aspettavo esplosioni in mani tipo film americani. E lo dice uno, nel 1937 c'erano già i film americani con le bombe che scoppiavano, come adesso. Mentre qui le casette degli abissini, cioè, quindi lui sta ammettendo che tirava le bombe sulle casette degli abissini, tranquillamente in un libro pubblicato così, fatte di creta e sterpi, non danno nessuna soddisfazione al bombardiere. Cioè lui si lamenta con dolore, dice all'inizio della frase, usa la parola, ci rendiamo conto dell'uso completamente distorto delle parole, perché le bombe non gli danno soddisfazione, perché invece di fare la bella esplosione come nel film, semplicemente muoiono gli abitanti, ma lui non era quello che voleva. Allora, adesso, ma non perché figlio di Mussolini, eccetera, eccetera, non era quello che volevo dire. Quello che voglio dire è, siamo poi sicuri che tutti i bambini e tutti gli adulti siano in grado, questa è una domanda che pongo, non ho una risposta, ma è un dubbio che mi assilla. Quando obietto a qualcuno che il tal film può essere considerato un'istigazione alla violenza, normalmente mi viene risposto: ma perché tu lo vedi così, ma crederai mica che gli spettatori, i ragazzi che guardano quei film, lo prendono sul serio? No? Mi viene sempre risposto così. Io non so se capita anche a voi, no? Se dico, ma forse non sarebbe il caso di trasmettere certi film, cioè, no, ma figurati, la gente mica lo prende sul serio, è un film. Allora, un'affermazione come questa qua mi fa dubitare, no? Cioè, siamo poi sicuri che esporre continuamente alla rappresentazione della violenza le persone, davvero tutti lo prendono solo come un film? Non so, ditemi voi che ne sapete di più. Io sarei per... Adesso, tornando anche... Perché devo finire di rispondere alla tua domanda. Tornando anche alla questione... esempi, imitazione, libri di scuola, racconti, eccetera. Secondo me ci vuole, io l'ho dovuto, mi sono sentito in dovere di raccontare questo eccidio di Addis Abeba in alcune pagine, no? Spero di essere riuscito a raccontarlo in modo critico e non farne, spero proprio non farne un'esaltazione. Però cerco anche sempre, in tutto quello che scrivo, nei racconti di viaggio, brevi o lunghi che siano, e nei lavori che ho fatto, eccetera, cerco sempre di offrire il modello positivo, no? Qui, per esempio, c'è la comunità di Aura Amba, ci sono comportamenti di altre persone in altre occasioni che, a mio modesto avviso, possono essere considerati degli esempi da imitare, no? O comunque da prendere in considerazione. Per esempio, io, se potessi decidere il sommario, l'indice di un libro di storia, cambierei molte cose, cambierei sicuramente i titoli dei capitoli, l'organizzazione dei capitoli, eccetera, e dedicherei un capitolo a Gandhi e poche righe a Hitler. Secondo me questo fatto di dedicare 50 pagine a Hitler, 50 Mussolini e 3 righe a Gandhi, a Gandhi come a tanti altri, adesso hai fatto l'esempio del 1906 della non violenza, ma non lo so, io per gli anni 80 farei un capitolo su Václav Havel e sugli intellettuali ciechi
di carta 77 e tre righe su, su Brezhnev, no? Cioè, diamo lo spazio, adesso sto esagerando un po', no? Ma nel senso, diamo a, a chi offre un modello, tu dicevi, di resistenza in certi sensi e così via, diamo la possibilità di farsi conoscere, no? Altrimenti torniamo sempre al fatto che l'italiano più conosciuto nel mondo finisce ad essere sempre Mussolini, no? Il secondo è Berlusconi, e continuiamo a avere, adesso scusate se divago, ma io trovo veramente sempre assurdo che continui a esserci un pregiudizio contro la Germania, come dire, ma dei nazisti non ci possiamo fidare, no? Cioè, quando, insomma, mi sembra che negli ultimi 50-60 anni la Germania abbia prodotto tutt'altro in termini culturali e sociali, eccetera, eccetera, e continua a esserci questo pregiudizio, i tedeschi sono dei nazisti, e così via, no? Quindi, forse, in tutti i piccoli dettagli, come quante pagine mettiamo sul libro di questo, quante mettiamo... Non voglio negare qualcosa, sennò, per carità, non voglio fare il negazionista, assolutamente. Dobbiamo dire come ha fatto Hitler a prendere il potere, come ha fatto Mussolini, e come ha fatto Lenin, e come ha fatto Stalin, dobbiamo dirlo. Ok, gli diamo uno spazio. Poi però diamo un altro spazio a qualcos'altro, che sia un'altra cosa, che possiamo prendere a modello. Altrimenti, anche perché io penso che ci sia sempre un equivoco, diamo per scontato, così provo a chiudere tornando all'inizio del tuo discorso, diamo per scontato che facendo vedere il male, la malvagità, questo suscita un'avversione, no? Come se non ci fosse bisogno di dire che è qualcosa da contrastare, da rifiutare, come se fosse scontato che siamo tutti buoni, no? E che poi arriva ogni tanto qualcuno un po' pazzo e fa delle cose strane, no? Io non darei per nulla per scontato questa cosa. Cioè, direi, abbiamo molto bisogno, anche perché a me è capitato, io ho avuto la fortuna nella vita di parlare con tantissime persone giovani, e mediamente le persone giovani, anche adesso, sono come ero io quando ero giovane, cioè molto confusi. e non hai per nulla le idee chiare su cosa sia bene, male, giusto e sbagliato. E se ti fanno vedere Mussolini e Hitler, molto spesso ci trovi qualcosa di attraente quando hai 16 anni. Poi hai magari la fortuna che qualcuno ti dice no, ma guarda che, no? Fai attenzione, ma altrimenti secondo me è molto facile essere attratti da queste cose, ed è perfettamente normale. Io credo non ci sia nulla di sbagliato né a esserlo né a dirlo. Quando hai 16, 17, 18 anni sei confuso, hai le idee confuse e hai bisogno di esempi positivi. Pari opportunità, ma io mi sbilancerei un po', perché io non sono... Parare gli arretrati. Io mi sbilancerei un po', come dicevo, facciamo dei capitoli più corposi su gli esempi positivi. Due cose, Giorgio, ha detto di quelle, poi sono le 8, non so se... Ah, io... siete voi. Giorgio, dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere. Due ore di registrazione, dobbiamo chiudere allora, anche la registrazione. Uno... cinema, queste cose qua. Noi, come Centro Studi Sereno Regis, qua abbiamo Gli Occhiali di Galli, che è una rassegna che dentro il Torino Film Festival premia tutti quelli che sono, diciamo, filmati che cercano di raccontare la realtà con gli occhiali di Galli. Sì. Seconda cosa, un po' di, come si chiama, pubblicità progresso. Sì. Seconda cosa, c'è anche... per aiutare i giornalisti anche a scrivere, c'è come raccontare i conflitti, allora c'è il giornalismo di pace, che è anche una pubblicazione che è disponibile. Oh. E poi ci sono anche i canti, che sono importanti. Allora chiuderei con il canto dello Spaventapasseri. Vai. Per cui, vedete qua, che mi c'è anche il testo per voi. Vuoi venire? Costanza che canti bene, sicuramente. Va, io vi do, seguite almeno.
Non spaventa quasi, lo cantiamo io e lui che cosa. No, io sono legatissimo. La facciamo insieme prima. Fa così. Figlio, non andare coi signori della guerra. L'arma che ti han dato puoi piantarla nella terra. È di legno buono, potrà crescere l'olivo. Quando fiorirà sarai di certo ancora vivo. Quando fiorirà sarai di certo ancora vivo. È chiaro come funziona? Allora, andiamo sul secondo. Figlio, puoi gettare la divisa che ti han dato. Servirà di più nel campo appena arato. Sopra un palo mettila con un cappello in mano. Scaccerà gli uccelli che non mangeranno il grano. Scaccerà gli uccelli che non mangeranno il grano. Lo spaventapasseri val più di un generale. Difenderà il tuo pane e il tuo campo da ogni male. In generale invece sa piantare solo dolore. E sopra i nostri campi non ci nasce neanche un fiore. Ottimo. Un applauso. Grazie. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a Paolo e a Giorgio. Grazie mille.